in onore del nuovo film di James Bond nei cinema da oggi, vi parlerò dello stile al servizio di Sua Maestà più famoso al mondo. Lo stile IPA lo sappiamo, è uno stile molto di moda in questo periodo. E così molti birrifici stanno riscoprendo delle varianti della IPA classica che erano un po' cadute in disuso. Altri birrifici invece stanno mettendo a punto delle nuove varianti dello stile IPA. The IPA che ne è un badaluc. Noi in una precedente puntata abbiamo spiegato come nasce lo stile IPA e quali sono le sue caratteristiche. Per rivedere la puntata potete cliccare qui in alto. Così come abbiamo già parlato in un'altra puntata dello stile Double IPA, Session IPA, White IPA. No, aspetta un attimo, ma noi abbiamo parlato anche dell'American IPA. Facciamo così. Allora, noi adesso facciamo una bella playlist con tutte le puntate che parlano delle varie versioni delle IPA. Troverete il link alla fine di questa puntata. Adesso vi vorrei parlare dello stile Black IPA, che è uno stile non facilissimo da classificare, perché quando è nato agli albori nel continente americano era di fatto una IPA alla quale veniva aggiunto un colorante e quindi di fatto i sentori tostati da stout, perché con il colorante diventava appunto black, quindi diventava scura, non esisteva. Le Black IPA di oggi invece spesso hanno sentori di caffè, di tostato. C'è una versione poi più chiara della Black IPA che è la Brown IPA, con note di cioccolato e frutta secca, e c'è una versione ancora più chiara che sono le Red IPA con note di caramello e di toffee. Ma tutte queste tre varianti, la Black, la Red e la Brown, sono connotate fortemente dalla presenza dei luppoli americani e pacifici. Ma a proposito di connotazione lupolata importante, c'è un altro stile, o meglio, un'altra declinazione dello stile IPA, che sono le New England IPA, per gli amici NEIPA. Nelle NEIPA i luppoli sono i veri protagonisti, perché vengono utilizzati luppoli con un'alta concentrazione di oli essenziali e in più vengono aggiunti in dry hopping, che è la luppolatura a freddo. Qual è il risultato? Il risultato sono delle birre con dei forti sentori di frutta tropicale o di frutta matura. Alcuni birrifici aggiungono avena, lattosio. Spesso sono birre velate o addirittura torbide, perché c'è chi aggiunge addirittura la polpa di frutta. E in questo caso abbiamo le Juicy IPA o le Milkshake IPA. Se volete che Gengibir continui, fate iscrivere gli amici, iscrivetevi, cliccate sulla campanella per non perdere le puntate e seguiteci anche su Instagram. Andiamo quindi ad assaggiare una New England IPA, quindi una NEIPA del birrificio Dogma, e una Black IPA, la 2 di picche di Menaresta. Come vedete, due birre in lattina. Abbiamo già parlato dei vantaggi della lattina: preservare completamente la birra dalla luce e dall'aria, due grandi nemici della birra. Quindi non scandalizzatevi davanti alle birre in lattina. Allora, la NEIPA, diciamo, è velata, ma non è assolutamente torbida, quindi non è una milkshake o una Juicy. Al naso la luppolatura appare delicata, non violenta, non intensa.
è una birra decisamente facile, beverina. Non, l'amaro arriva sul finale, ma è un amaro gentile e l'aroma di frutta tropicale, devo dire, si sente. Di medio corpo, assolutamente una birra molto fruttata, ma né eccessivamente amara né eccessivamente luppolata nei suoi aromi, molto equilibrata. Adesso assaggiamo la Black IPA. Al naso la luppolatura è molto più intensa che nella IPA. Il tostato si sente, sento il tostato proprio quasi di caffè, quasi caffè. Si sposa l'amaro di questo sentore di caffè del malto tostato con l'amaro del luppolo. Devo dire che il luppolo è presente, ma perfettamente armonizzato con i sentori tostati del malto. Amara, sì, più amara di questa, anche perché all'amaro del luppolo si aggiunge l'amaro del tostato, del malto tostato. È una birra che in bocca cambia, perché sentite il malto, poi sentite il tostato, sentite la luppolatura. È una birra più complessa rispetto a questa. Allora, dobbiamo ancora parlare della Rye IPA, della Brut IPA, della Belgian IPA. Poi alla prossima. Tanto qualcun'altra ne salterà fuori ancora, vedrai.